L'obiettivo principale, infatti, è fare di questa città una città che possa lavorare e fare bene attraverso infrastrutture, servizi sociali, attraverso il rispetto delle norme e attraverso anche un cambiamento di mentalità nella visione della cosa pubblica. Faccio solo una parentesi e la chiudo. Ieri c'è stato un caso che ha visto ex amministratori locali coinvolti in determinate modalità che non afferiscono alla buona gestione della pubblica amministrazione, ne risponderanno loro e ovviamente sia in sede giudiziaria che in sede anche pubblica nei confronti della cittadinanza. Perché vedete, ognuno di noi, e questo in questo caso quindi ringrazio anche gli aolesi e coloro che sono stati accanto, la giunta, i consiglieri miei, tutte le persone che mi hanno sostenuto, che non hanno mai creduto alle falsità che sono state dette. Perché ero consapevole, quindi ringrazio anche per la fiducia che mi è stata data, consapevole del lavoro che è stato fatto e come è stato fatto, come operiamo tutti i giorni. La mia porta è sempre aperta, non abbiamo niente da nascondere, lavoriamo con la massima trasparenza. Chiunque, dall'ultimo assessore che è entrato in giunta, sa e ha potuto vedere come la nostra amministrazione opera con la chiarezza e soprattutto con l'obiettivo principale che è il bene comune. Quindi in questo senso noi vogliamo continuare a far credere e soprattutto percepire anche alle nuove generazioni che è possibile avere una buona politica. E questa buona politica noi l'abbiamo incarnata e vogliamo continuare a incarnarla. Questo è importante perché la buona amministrazione c'è. E come ho detto anche alle volte, purtroppo ci sono i lupi di mala coscienza che come hanno operato, pensano. In questo caso la dimostrazione ancora una volta è che noi saremo pronti, oggi si è chiuso questo, continueremo ad essere trasparenti, leali, onesti e a dare conto e ragione su tutte le nostre attività che abbiamo fatto, faremo e programmeremo, perché l'obiettivo da sempre è quello di avvicinare la gente alla politica e alla politica e al governo della città per dare servizi. Quindi in questo senso io credo che la mia, e quindi concreto anche, finisco questa conferenza stampa breve anche perché ci sarà modo di dire tantissimo, ma l'obiettivo principale era proprio quello. Noi lavoriamo con i fatti, noi lavoriamo per il bene pubblico. Le polemiche, le chiacchiere, i giudizi, i pregiudizi che molta gente ha avuto nei confronti o hanno speso anche malevolmente, fatto anche ad hoc, trovando la macchina nel fango, noi le rigettiamo tutte, le rigettiamo soltanto con le risposte che vengono date da quelle che sono gli atti, le deliberazioni, i fatti e da una sentenza. Il resto è già da commentare da solo. Credo anche che qualcuno che abbia istigato, che continua ancora a istigare la gente con falsità, debba valutare attentamente anche bene che purtroppo la politica aiuta anche a saper vivere e a saper stare con gli altri e loro devono capire che questo è importante. Quindi io da oggi e da sempre, no? Abbiamo sempre lavorato e fino a ieri abbiamo detto noi non gioiamo per le disgrazie altrui, anche se però noi sappiamo che però è importante che chi ha sbagliato paghi. E quindi io dico sempre che chi come me ha lavorato bene e ha improntato la propria attività amministrativa nel segno della trasparenza, bene, si faccia sottoporre a giudizio subito e immediatamente da parte degli organi competenti della magistratura e subito e immediatamente da parte del popolo, che poi è sovrano e saprà anche distinguere chi ha fatto bene, come ha lavorato e come si deve lavorare. Noi continueremo a fare questo. Quindi da parte nostra e quindi le mie frasi che sono qua definite, verità e giustizia è fatta. Verità e giustizia che è stata ricercata con un rito abbreviato che poteva avere tutti i rischi del caso, perché se in questo, e noi invece abbiamo voluto che subito si desse contezza, e anche in questo caso verità e giustizia che serve ai cittadini aolesi per avere anche un quadro chiaro nella prossima tornata elettorale su chi continuare a credere e scindere chi fa bugie. E se ricordate, c'era un manifesto di Pinocchio, credo che questi Pinocchi sono altri, sempre con i fatti.
Quindi le risposte sono per, con, per i cittadini, per fare e con i fatti per dimostrare. Questa è la nostra sintesi di quello che è avvenuto in questi 3 anni. Ovviamente vi dico semplicemente, e concludo anche personalmente, non è bello essere sotto processo per non aver fatto nulla. Io che ho da sempre, da quando sono piccolo, sono stato uno scout e credo nella legge, credo nel rispetto degli altri, essere sotto processo del garantisco che mi ha assegnato. Io le aule del tribunale le ho soltanto, in questo caso sono stato dentro le aule del tribunale soltanto come professionista, come dottore commercialista ci andavo, e le ho frequentate per questo. Frequentarle come imputato mi garantisco che non è una bella esperienza, soprattutto per chi come me, invece tutti i giorni opera nella legalità. Questo mi ha segnato. Credo che sia importante anche, infatti, in questo caso, riflettere su quelli che sono gli effetti mediatici di come vengono usate le notizie e di come molti usano questo strumento della lettera anonima per soltanto una volta screditare l'altro. Io sono stato sotto processo e in questo caso dico che è un'esperienza che io porterò con me e non la auguro a nessuna delle persone che sono persone per bene, perché persone per bene queste cose le somatizzano. Però sicuramente il superarlo con la giustizia fatta e con la verità è un grande risultato che aiuta comunque a pensare positivo e quindi continuare anche a credere che si può fare politica. E questo è anche un messaggio importante per chi si avvicina alla politica.